Io sono una puttana e questo lo sai. Quello che non sai è che lo faccio con piacere. Prova a guardarmi negli occhi. Vattene. Guarda. Vattene! Guardami, ho detto! Potrebbe essere così. Non so se sono dentro o fuori. Da me. Da questa stanza. Mi sono venduta per troppo tempo. Ho provato a smettere da quando il gioco è al ribasso. Ma non so fare altro. L'importante è capire ciò che si è ed esserlo veramente, fino in fondo. A volte mi capita di sognare di farlo, ed è come prima, facile, tutto scivola via, perché quando lo fai spesso diventa una seconda natura. Non hai bisogno di pensare a come farlo. Ma ora il telefono non squilla più. E quando squilla, ho paura. Paura? Sì. Paura di lasciarmi andare. Il mio corpo sarà quello di prima. Il respiro. Avrò il ritmo. E poi penso anche all'età. Pensa chi sei piuttosto. Già, chi sono? Una che non è stata più chiamata. Ecco chi sono. Perché mi hai voluto vedere oggi? 5 più 2, 1. Non sto lavorando. Ma proprio tu! Va bene la crisi, ma tu hai un nome nell'ambiente. Sei la migliore. Hai insegnato a tante. Salve, cosa mi porto? E per me è un prosecco. E per lei? Lo stesso anche per me. Vedi, non sono stata più chiamata. Sì, lo so, non credo di essere da buttare via. Ma se ora mi chiamassero, avrei paura. Paura di cosa? Non lo so, paura di non farcela, paura di lasciarmi andare. Il respiro. Avrei il ritmo, il contatto. Che devi sentire. Anch'io avevo smesso un po', quando mi ero innamorata. Ma poi, quando ho ricominciato, è stato tutto come prima. E poi me l'hai insegnato tu. Una volta imparato, è come andare in bicicletta. E l'età? No, nel nostro mestiere l'età non conta se sei un certo tipo. Basta un po' di trucco. Sarà come dici tu. Grazie. Sono 10. Guarda queste ragazzine che si buttano avanti anche se non hanno esperienza. Non è più come prima. Per me è sempre stato solo un mestiere. Ma capisco che per te può essere stata una scelta diversa. Io lo facevo con questa e con questo. Mentre voi lo fate con questa. Sì, ma tutte lo facciamo per questi. In questo momento ne avrei proprio bisogno. Se così ci sono tante occasioni in internet. Potrebbe essere, però per me è come fare l'amore, capisci? Non come scopare, quindi altro che internet. Io sento che senza passione non riuscirei a metterci creatività. Sì, perché serve anche creatività, distacco, libertà nel muovermi.
Ma ora sono completamente bloccata e non so se provare ancora o abbandonarmi a nulla. Ritirarmi. Chi l'avrebbe mai detto? Parlane con Marco. Lui è nel giro grosso. E poi non te lo devo dire io. Tu lo conosci da una vita. La vostra storia è famosa nell'ambiente. Sì, ogni tanto lo sento, mi propone delle cose. Potrebbe presentarti qualcuno. Così magari ricominci. Ora devo proprio andare. E dai! Sei proprio una gran puttana! Ammazza, stai bene. Ti trovo proprio in forma. Sei sempre buona. Allora, che c'è che non va? Ma non stai più con Italo? Per carità, guarda, l'ultima volta che ci siamo visti avevo appena finito di lavorare. Ero a Ostia Antica a mezzanotte. Abbiamo litigato e mi ha lasciato in mezzo alla strada e se n'è andato, uno stronzo. Tesoro, io te l'ho detto, una come te deve stare nel giro grande. Come ci stavi una volta? Preferirei ricominciare dal basso. Tu lo sai, io ci tengo a te. E penso che come te non ce ne stanno in giro. Soprattutto adesso. Volevo darti il meglio. Va troppo per le lunghe, ho bisogno subito di soldi. Una volta l'avresti fatto solo per passione. Una volta avrei scelto io. Ma almeno provaci. E va bene. Era ora. Vedrai che ti diverti anche. Può essere diverso dal solito. Sì, sì, ho capito. Vado bene così. Perfetta. Oh, che dicevi? Sì, sì, poi ne riparlavo, dai. Oh, stai tranquillo. Te te agiti troppo. Ho capito! Ciao! Vaffanculo te tu zio! Veniamo a te, dai! Oh, Stellina, ce l'ho con te, eh! Signor Kappa, mi manda Marco. Sì, sì, m'ha chiamato. E forse lei potrebbe darmi una mano. Sì, veramente quando m'ha chiamato io pensavo di trovare tutt'altra persona. Comunque. Vediamo che si può fare. Parlami un po' di te, dai. In realtà io non sono una di quelle che fa qualsiasi cosa. Certo, in alcune riesco meglio. Come dire, sono il mio cavallo di battaglia. Sì, sì, ho capito benissimo. Mi fai perdere tempo. Ma io ci so fare, io... Come te io ce n'ho tantissime. Tu sei una bella donna. L'altro giorno ho mandato una come te da un amico, uno con i soldi. Sai quante ne ho conosciute? Che dicono, ah, io ci so fare, io quell'altro, invece poi sono una delusione. Io posso fare una cosa, ti metto dentro la scuderia, mi manca qualcuna e tu prendi il posto suo. E te devo fare. Poi, è una questione di tempo, ti fai vedere, è aperta, nel giro, ti devi far vedere nel giro. Io sono una puttana, e questo lo sai. Che vuoi? Quello che non sai è che lo faccio con piacere. Mi piace spogliarmi. E sei venuta qui per questo? Mi piace l'incognita di non sapere quale corpo incontrerà il mio corpo. Prova a guardarmi negli occhi. Ma vattene. Guarda. Vattene! Guardami, ho detto! Allora, cosa vedi? Non senti il calore che parte dal basso?
Questo io sento, questo calore. È per questo calore che è cominciato tutto. Io non avevo neanche bisogno di soldi quando ho iniziato. Studiavo all'università, ma poi ho provato. Ed è stato come volare. Sentire quello che gli altri vogliono da me. E quello che voglio sentire adesso è il tuo desiderio. Quel desiderio per cui do tutta me stessa, per cui accontentare gli altri. Essere o non essere una puttana. To bitch or not to bitch. Non è mostruoso che questo attore qui, solo in una finzione, sognando la sua passione, possa forzare l'anima a un'immagine tanto da averne il viso tutto scolorato, le lacrime agli occhi, la follia nell'aspetto, la voce rotta. E tutto ciò per niente. La tirata, ti prego, devi dirla come l'ho pronunziata io a te, sciolta in punta di lingua. E se la urli come fanno tanti nostri attori d'oggi, tanto varrebbe affidare i miei versi alla voce del banditore pubblico. Sì, vostro onore, ve lo garantisco. Ma non essere poi neanche papa molle. Lasciati guidare dal tuo criterio e gusto. Accorda l'azione alla parola, la parola al gesto, badando particolarmente di non oltrepassare la misura nei limiti della naturalezza, che è lo strafare contrario alla vocazione dell'arte teatrale, di cui il fine è sempre stato ed è quello di porgere, si direbbe, uno specchio alla natura, che mostri alla virtù il suo vero aspetto, al vizio la sua precisa immagine. Ed ogni età ed interi cicli storici, impronta e forma. Spero che tutto questo in mezzo a noi si sia corretto sufficientemente. Me lo auguro, perché attraverso il gioco della finzione, pur rimanendo fedeli a noi stessi, quindi mai sleali con nessuno, si possa provare a tradire la nostra realtà. E quella di voi che ci guardate qui e lì. Winter Not to Beach 12-1 ottava, Chuck in coda.